Fratelli, sorelle, nel Vangelo di questa quinta domenica di Avvento, il Battista rimprovera i suoi ascoltatori dicendo: «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete». E noi a replicare che se siamo qui in chiesa è perché un po' lo conosciamo. Eppure il Battista coglie nel segno, alla radice della nostra fatica ad essere testimoni coerenti e convincenti di Gesù, sta la falsa presunzione di sapere chi è Gesù senza di fatto aspettarlo davvero, senza fare di lui il senso primo e ultimo della nostra vita. Forse il Battista può rimproverarci di superficialità nei confronti di Gesù perché ci sta regalando qualcosa di suo, lo smarrimento che aveva provato davanti all'incalzare di una serie di domande che gli erano state poste poco prima. Tu chi sei? Chi sei dunque? Che cosa dici di te stesso? Come se prima di dire di qualcuno fossimo indotti a prendere anzitutto coscienza di noi stessi, senza scorciatoie, senza cercare di scappare, senza che dire qualcosa degli altri diventi un pretesto per sottrarci alla domanda: ma tu chi sei veramente? Come per il Battista, anche tu non puoi più nasconderti dietro qualche falsa immagine di te stesso, un'immagine forse coltivata, desiderata negli anni, ma che non ti ha mai portato a successi. Abituato a rivestire un ruolo, sentendoti parte di un sistema che ti modella la sua immagine, domande come queste ti cadono dentro come macigni. Forse è stata proprio questa la lunga esperienza di deserto del Battista, è vissuta per 40 giorni e 40 notti anche da Gesù nel deserto di Giuda. Così si avvia per tutti un viaggio dove non si può più barare. Etty Hillesum, una giovane ebrea olandese che morirà ad Auschwitz, scriverà nel suo diario: «In me c'è un silenzio sempre più profondo». Lo lambisce parole che stancano perché non riescono a esprimere nulla. Inoltrandosi per questa strada in silenzio, abbandonando a se stesse le parole che sono incapace di dire ciò che conta davvero, ecco, credo che questo sia già un primo modo di vivere in maniera seria l'Avvento. A queste domande insistenti il Battista risponde opponendo un no deciso: io non sono il Cristo, non sono Elia, non sono un profeta. Senza cedere alla tentazione di usare la sua chiamata a quel tipo di vita un po' a suo vantaggio, neppure si è mai servito il Battista della parola degli antichi profeti per far passare qualcosa di suo. Il Battista è piuttosto un indice puntato non verso di sé, ma verso Gesù, il veniente, disposto a perdere i suoi discepoli purché si seguano lui. È l'amico che per lo sposo darebbe la vita. Sa di essere uno strumento che non strumentalizza, vigile sul proprio io senza anticipare Dio. Per questo allora Dio ti prende per mano, a partire da certi tuoi limiti invalicabili, e allora Dio comincia a scolpirti, a definirti, regalandoti addirittura un nome nuovo, come quando Gesù dirà di lui: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta, se io vi dico anche più di un profeta. Anche Etty Hillesum si è lasciata prendere per mano da Dio, rimanendo però ferma senza perdere la speranza in quell'inferno che è stato Auschwitz, un pozzo molto profondo è dentro di me. E Dio c'è in quel pozzo, talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia lo coprono, allora Dio è sepolto, bisogna di nuovo che lo dissotterri. Di sotterrare Dio da dentro, l'esperienza della negazione, della tragedia, della fatica, giungendo a dire: vivo costantemente in intimità con Dio. Una volta che cominci a camminare con Dio, si continua semplicemente a camminare e la vita diventa un'unica lunga passeggiata. Gli dissero allora: ma allora cosa dici di te stesso? Rispose il Battista: io sono voce. Il Battista non risponde alludendo a qualcuno, ma solo a qualcosa. Sono una voce, null'altro che una voce, voce di colui che sta per venire.
a servizio di una parola che lo supera, non chiede di essere più che uno strumento che neppure sa rendersi conto di come potrà essere usato. Abitando il mistero di Dio che viene, soltanto fidandosi, senza possederlo, senza comprenderlo. Il suo unico desiderio è dare voce alla parola dal del niente. Tutti vorrebbero certezza, lui invece s'abbandona agli eventi senza paura, con una discrezione, un rispetto che non invade, ma aspetta senza scomporsi, chiedendo anche a te di essere un po' più attento, sveglio. Come scrive anche Don Primo Mazzolari, non voglio obbligarti a questo incontro, se non ne senti la voglia, né pregiudicarlo col dirvi chi egli sia per me, siete liberi di andargli incontro o di voltargli le spalle, così come vi piace. Egli non s'offenderà se dopo essere stati da lui crederete di non poterlo seguire. Una sola cosa vi chiedo, lasciatelo parlare. Dopo farete come vorrete. Scrive ancora Hetty Hillesum. La strada principale della mia vita è ormai tracciata per un lungo tratto davanti a me e già arriva in un altro mondo. Sperare non comporta avere lucida la meta davanti a sé. Il Battista ci ha indicato la meta fidandosi del suo venire. Come l'amata s'abbandona senza timori e senza rimpianti nelle braccia di un amore più grande. È davvero grande il Battista in questo suo amore abbandonato per Gesù. Che sia una buona domenica per tutti.